Ciao ragazze, oggi un altro video super veloce. Voglio mostrarvi un ordine che ho fatto recentemente su un sito, quindi acquisti online. Era la prima volta che ordinavo da questo sito. Il sito in questione è Mr. Wonderful. Lo guardavo da davvero tantissimo tempo, tiene cose davvero super carine. Ci sono articoli di cartoleria, ci sono articoli per la casa, quindi tazze, contenitori, ci sono veramente tante cose, ci sono anche le cornici, veramente tantissime, tantissime cose. E quindi era veramente da diverso tempo che guardavo questo sito, che volevo ordinare un sacco di cose, ma alla fine continuavo a rimandare. Finché alla fine mi sono decisa e ho ordinato qualcosina. Allora, devo fare una premessa: in realtà è un sito abbastanza caro per i miei gusti, costa un pochettino. Quindi, alla fine, in sostanza, il mio ordine è stato un pochettino misero, diciamo. Non ho preso tantissime cose, anche se in realtà avrei voluto veramente svaligiare il sito perché è fantastico. Ho già preparato qui tutti gli articoli che ho acquistato, anche perché l'ordine mi è arrivato qualche giorno fa e quindi ovviamente avevo già aperto la scatola, avevo già controllato tutto e ero super curiosa, quindi non ho resistito. Il pacco arriva in pochi giorni, sono quindi super veloci, arriva dalla Spagna, quindi è un sito spagnolo e sono veramente rimasta soddisfatta dagli acquisti che ho fatto e dalle cose che hanno, che sono veramente di qualità, sono fatte molto bene. Quindi partiamo subito. Allora, la primissima cosa che mi ha stupito quando ho aperto il pacco è stato questo. Cioè, vabbè, ci sono varie scritte in spagnolo, che praticamente non lo so leggere, quindi vabbè, comunque. All'interno c'è un simpatico lecca lecca con lo smile e gli occhi a cuore. E appunto targato Mr. Wonderful e c'è scritto praticamente mi ringrazio per l'acquisto il team di Wonderful. Ed è veramente carino ed è super simpatico questo lecca lecca. Trovo che sia un'idea molto carina quella di omaggiare i clienti con una cosina di questo tipo. Quindi sono stata già contenta soltanto quando ho visto questo piccolo dolcetto. Quindi ecco, questo è un omaggio, presumo che fanno ogni volta che si ordina appunto dal loro sito. Quindi la prima cosa è questa. Un'altra cosa che ho acquistato è stato questo portapassaporto. Lo trovo veramente carinissimo. Se non sbaglio c'è soltanto in questa tonalità di colore, quindi azzurro con la scritta bianca e l'interno grigio. È di plastica. E sulla copertina c'è scritto il mio libro di avventure preferito con l'aeroplanino. Lo trovo veramente molto bello. E quindi sì, sicuramente questo diventa il mio portapassaporto preferito, sia per il colore ma soprattutto per la scritta. Lo trovo veramente molto carino. Questo l'ho pagato, oddio, i prezzi ora non me li ricordo, però circa sui 9 euro, se non sbaglio, meno di 10 euro, quindi questo. Un'altra cosa che ho acquistato è stato il caricabatterie portatile per il telefono. Adesso, come potete vedere, è vuoto perché sono già andata ad utilizzarlo. Comunque la confezione era questa e all'interno c'è anche il cavetto per andare a caricare appunto il caricabatterie. E il caricabatterie è veramente molto molto bello, è fatto veramente bene. E di questo azzurro c'è la porta USB ovviamente per andare a collegare il filo, il cavetto appunto del telefono e con la scritta qua sotto Mr. Wonderful e con la scritta sul davanti Peace, Love and Battery e c'è anche l'iPhone con questo, praticamente l'iPhone fatto ad omino con le cuffiette, le manine, i piedini ed è veramente molto carino. L'ho pagato sui 16,90 euro. E mi piace un sacco. È qualcosa di più carino e di più originale rispetto a quelli che si trovano in qualsiasi supermercato. Quindi questo l'ho dovuto prendere al volo. E ci sono tre modelli. Ce n'è uno rosa, ce n'è un altro, sempre sull'azzurro, ma forse un azzurro un po' più chiaro. Io ho scelto questo. Poi ho scelto due washi tape, che in realtà dal sito mi sembravano più carini, però in realtà devo andare ad utilizzarli per vedere realmente poi come sono. Specialmente questi rosa, perché mi sembrava un rosa più acceso, invece è molto molto leggero, un po' spento. Allora, questi erano venduti a confezione di due, quindi questo pacchetto nella combo insieme. Allora, uno è rosa con pois bianchi, mentre invece l'altro è zigzag bianchi e rosa. Li trovo comunque molto carini. Costano un po' perché costano 4 euro questo.
mentre invece questo grigio è allora sfondo grigio e poi ha tutte queste bandierine rosa e questo colorino azzurro grigio un po' più chiaro, e anche questo lo trovo molto carino. Questo l'ho venduto singolarmente e costava, oddio, sui 2 euro, non ricordo. Poi passiamo alle tazze, perché sì, poi vi ho mostrato tutto. Allora, passiamo alle tazze. Vi mostro allora la prima, che arriva confezionata in questa scatola di cartone molto carina, con la scritta qua in alto Mr. Wonderful Shop, e anche questo è veramente bellissimo, mi ha colpito subito quando l'ho aperta. Voilà, eccola qua. Allora, tutta bianca la base, la tazza di ceramica, mentre invece il coperchietto è di plastica, quindi comodissimo. La scritta è super carina, scritta nera, c'è scritto "Today is a good day to smile, Mr. Wonderful", e lo trovo veramente carino. Mi piaceva anche quella con scritto "Bonjour", ma non è più disponibile. La guardavo tempo fa, veramente, come vi dicevo prima, era da diverso tempo che guardavo questo sito, e ce n'era appunto una uguale praticamente a questa, ma con la scritta "Bonjour", ma non l'ho più trovata sul sito, quindi evidentemente è esaurita. E quindi l'altra via alternativa era questa, e ho preso appunto questa, che costa parecchio, perché l'ho pagata 16,90 euro, mi pare, sempre mi pare, quindi sui 15-16 euro, ed è veramente comunque fatta molto bene e mi piace davvero tantissimo. Questa quindi è la prima tazza che ho preso. Adesso invece ve ne mostro altre due, che anche qui queste le guardavo da diverso tempo, ma ogni volta erano esaurite. Cioè, esaurite, non arrivavano più, continuavo a aggiornare il sito, a guardare ogni giorno, ogni 2-3 giorni, mai, niente, zero, non arrivavano più. Ho detto ok, non saranno più disponibili, non arriveranno più, invece sono tornate disponibili. Adesso non so dirvi se siano di nuovo esaurite. Comunque ho preso queste due tazze, sono tazze di plastica. Ho preso la media e la grande, ci sono di 3 misure, piccola, media e grande, e di diversi colori. Partiamo dalla media. Allora, queste sono ancora confezionate. Allora, la media è questa, l'ho scelta con la base bianca, questa striscia con la scritta "Keep Cup" rosa, e il tappino, la struttura, la base sopra, insomma, azzurra, e questo azzurro un po' più scuro, questo celeste. Come potete notare, qua sul coperchio c'è ovviamente il buchino per andare a bere, ma se si alza la parte più scura e si ruota, voilà, si va a chiudere il buchino, si può tranquillamente mettere in borsa, tenerla in macchina, che se si gira non si rovescia, non esce l'acqua, e quindi qua trovo che sia una cosa molto carina. Poi ovviamente il tappo si apre e si va a riempire, all'interno è tutta bianca. Quindi ecco, la media l'ho scelta in questa versione di colore, ma ce ne sono anche altre con la base fucsia, con il tappino nero, ora non ricordo, comunque altri colori se volete andare a dare un'occhiata. Ecco, nella categoria tazze medie, e questa è stata la mia preferita. Mentre invece, allora mettiamola via, quella grande è leggermente più grande. I prezzi, allora, quella l'ho pagata sui 13,90 euro e questa sui 14,90. Questa appunto è grande, vi faccio vedere la differenza. Voilà, allora, grande e media, come potete vedere la differenza un pochettino si nota. Questa mi ricorda molto le tazze, i bicchieroni che ti danno da Starbucks quando prendi il caffè o il cappuccino, è la loro grandezza standard. Questa appunto è la versione grande, sempre l'ho scelta base bianca, strisciolina rosa, di qua c'è una scritta spagnola che però non so leggere, non so neanche tradurre in realtà, e vabbè, e il tappino, questo è questo fango beigeolino molto molto delicato, e il cappuccio, diciamo questo ulteriore tappino per andare a coprire il buco, e di questo verde smeraldo. Stesso discorso anche qua, si va tranquillamente ad aprire e a riempire, anche questa dentro è bianca,
E sì, ovviamente si riempie. Cosa si fa se no con una tazza? Comunque, questa o la versione piccola o tutte e due, non lo so. Me le porterò nei prossimi viaggi. Quindi viene anche comoda, magari quando sei in giro si riempie tranquillamente questa tazza. Se la infila in borsa, così è più carina. Non so. Manca, trovo che sia anche carina per i bambini, che così se cade non si rompe. Fantastica, mi è piaciuta moltissimo. E la piccolina, in realtà, secondo me, a livello di prezzo era un po' troppo cara, quindi ho preferito la media e la grande. E basta. Quindi queste sono tutte le cose che ho comprato dal sito Mr. Wonderful. Sicuramente acquisterò ancora dal loro sito perché le cose sono veramente di qualità, sono fatte tutte molto bene, confezionate in modo carino. Quindi, se anche se si vuole fare un regalo, trovo che specialmente questa tazza, la confezione di questa tazza sia stata veramente fatta e pensata molto bene. Perché sì, è confezionata così, si fa un fiocchettino e fate una bellissima figura. E veramente sono stata super contenta di questo sito. Sicuramente acquisterò ancora da loro perché ci sono un sacco di altre cose che mi piacerebbero, specialmente le cose di cartoleria, tipo agendine, penne, altri washi tape, veramente tantissime cose super belle. Ecco, l'unica pecca è che non è così economico, perché comunque con questo acquisto non ho speso poco. Quindi, ecco, l'unica pecca forse è quella. Però d'altronde le cose di qualità bisogna anche pagarle. Quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao! C'erano tante cose di cartoleria, addirittura c'erano degli adesivi tipo washi tape da appunto da andare a incollare sui quaderni, sulle agende.